Un pari a reti bianche che apre di fatto una mini crisi in casa Akragas e che certifica il carattere del Montalto di Marco Nappi. Un punto pesante per la formazione cosentina che riscatta subito il passo falso di domenica scorsa davanti al proprio pubblico con il 2-1. I padroni di casa partono bene e tengono bene palla, ma il Montalto chiude e giostra con ordine a centrocampo, mostrando però un po' di nervosismo con le due ammonizioni in rapida successione di Fenoglio e Musacco. Ed è proprio Musacco a rendersi pericoloso con una punizione da posizione defilata che costringe il giovane Lo Monaco a smanacciare per liberare l'aria. E i calci da fermo sembrano essere leitmotiv del primo tempo. Prima con Arena che da buona posizione colpisce la barriera e poi con Catalano che ammutolisce per qualche secondo l'Esseneto. Nel secondo tempo si risveglia l'Akragas mostrando un altro piglio rispetto alla prima frazione. Doppio cambio dopo appena 3 minuti per i padroni di casa. Fuori Meloni per Chiaria e dentro anche Savanarola. I biancazzurri adesso sembrano essere più quadrati e si fanno pericolosi in diverse occasioni sventate puntualmente dall'ottimo Ramunno. Il comprensorio Montalto pare accontentarsi del pari, rinunciando alla manovra offensiva e costringendo gli esterni a compiti di copertura in fase difensiva. Resta comunque una buona prestazione per gli uomini di Nappi, ai quali va rimproverato forse di non aver usato abbastanza contro un Akragas che sembra aver smarrito gioco e idee. E per il Montalto, ora la Battipagliese.